Benvenuti a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo replay della GSM mod, German Soldier mod per Man of War Assault Squad 2. Ok, questa volta stiamo con una partita in cui io e la mia squadra saremo gli Stati Uniti d'America, USA, USA, contro la Germania. Quindi mappa invernale, ambientata negli ultimi anni del conflitto, dal 43 al 45. Io vado a prendermi il settore di destra, precisamente mid right. No, mid right non ero io, ma fa lo stesso, alla fine mi prenderò quello anche con come mi ero messo. Io non pensavo di dover andare fino proprio in Congo all'estrema destra della mappa, come vedrete poi alla fine. Mira, metti un po' di roba qui. Ok, mettiamo un po' di roba lì. Una mappa davvero interessante questa, che mi ha fottuto per gran parte della partita, visto che io avevo questa inquadratura dall'alto e non si riesce bene sempre a capire l'altitudine o i dislivelli fra le altezze. Vedete che la chiesa qua, la zona della chiesa, è sopraelevata rispetto al resto della mappa, cioè c'è una piccola montagna, appena la mappa si assesta, che sto mandando in la mia fanteria. Cosa qui, vediamo cosa c'è un veicolo. Non riesco a vedere perché mi stavo concentrato sul mio lato destro. Qua stavo andando a mettere qualcosina in mezzo. Adesso chiamerò l'altra fanteria. Questi qua li sposto, metto solo proprio un paio di uomini a questo punto. Airborne Squad Ranger, deciso. Si chiama un 37 mm, potrebbe anche rivelarsi utile, ma alla fine andrò su. Mi sarà una squadra di fanteria normale. Qua ci ho messo un bel un po' troppo tempo a impiegare la mia fanteria. Ci ho messo un po' troppo tempo. Comunque, mappa interessante che non conoscevo finché non avevo giocato. Devo studiarmene un po' le mappe per questo gioco. Adesso è un periodo che sono pieno di impegni, quindi non sono più riuscito a giocarci. Qui avevo accumulato un po' di manodopera. Chiamo una airborne alla fine. Ho aspettato un'ora, ma alla fine ho chiamato un airborne. Paratroopers need help, dove? Yes sir. Ok, qui vediamo cosa andiamo a piazzare. Al momento si sta stabilizzando una linea in cui momentaneamente sembrerebbe che il punto centrale è il punto più avanzato. Sono in due, ma non capivo dove sinceramente qua. E intanto noi abbiamo preso la maggior parte dei punti. Chiamo anche un machine gunner in più extra, che non fa mai male. Che però me lo dimentico al fondo. Qua la cosa strana è che non vedevo nessuno arrivare dal lato destro. Cioè, ok, va benissimo, ti stavo mandando due soldatini a rendere un po' più sicuro il lato destro della mappa, l'estrema destra. E vedevo solo gente arrivare al centro praticamente. Allora decido che dopo un po' è tempo di spostarsi più verso il centro. Frogman, lol, best riding ever. Non so, probabilmente si stavano riferendo a qualcosa che succede dall'altro lato della mappa. Se mettessero una modella replay su questo gioco sarebbe il top. Sarebbe davvero il top. Qua decido di andare a provare a piazzare dei sacchi di sabbia in una posizione abbastanza, che vedete anche qua mi sembra una posizione buona, poi alla fine si rivelerà che c'è un dislivello lassù, quindi non sempre era quello che volevo fare, cioè non avevo visione di campo alla fine. Tanto lì qua decido di posizionarli un po' meglio questi due. Sempre un po' ancora. Comunque questa è una delle prime partite su sto comunque tra campagna e cose, mi sto a fare. Lì mi è morto il mitragliatore perché c'era qualcosa che era sotto tiro. Allora la posiziono un po' più indietro. Ma vedete che qua c'è questa montagnola dove c'è la dove c'è il concino degli Airborne. E si fotteranno però. Comunque qua volevo prendere un po' di roba, ma non c'era la mia tagliatrice. Tanto qua veicolo che mi sembrano
un M5, un 5. Qua faccio un errore, io faccio un errore, chiamo un cannone di carro, penso. Ma se no chiamo lo Scott, uno dei miei veicoli preferiti, lo Scott. Qua continuo a pensare, mi sembra un M5 a terra. Su guarda quello di compagno di mezzo. Compagno Furious, che tornerà anche questo in un futuro non troppo prossimo, non troppo avanzato, ma ho intenzione di farci qualche nuova partita per svago, visto comunque questo mi sta pigliando davvero troppo. Decido di allargarmi un po' anche verso il centro. Mentre Conte si sta ritirando con il suo anti-aircraft, anti-aereo. Qua ci stavano prendendo il punto centrale, ho preso il mio Scott che alla fine si rivelerà utile, ma non troppo perché lo userò male. Come ho detto, non ho considerato i dislivelli della mappa e soprattutto non ho considerato la chiesa in mezzo alle palle. Chiamo addirittura una Ranger Squad che manderò qui in mid, manderò in mezzo a fare un po' di bordello. Al momento sembra una partita abbastanza sicura, stiamo mantenendo abbastanza il controllo sulla destra e al centro. Qui c'è un Puma! Pumetto. Come vedete, fa attenzione, Panzer 2, raise the goal. Qua c'avevano delle granate, qui ha senso. Quella va mancata, forse la mia non andrà a vuoto, vediamo se riesco a prenderla. Oh yes, la mia va a segno, è granate, GG, Panzer 2 ready to deploy. Via un Panzer 2 così, questo si deve ritirare, la svelta è furia. Intanto il mio Scott, penso proprio che in questo momento, qui arriva un 57 mm di tank. Non ho riconosciuto lì, volevo mirare quella cazzo di mitragliatrice, vediamo se riuscivo a mirarla. Cosa è esploso, non so cosa. Qua intanto arrivano i miei Ranger, Ranger Squad ready to deploy. Questo ready to deploy me l'ho preso da compagno Virus. Tactical gentleman sir, vediamo un po' cosa succede. Abbiamo mossa buona comunque di distruggere quel Panzer 2 o Panzer quel che era, un panzerino l'abbiamo fatto fuori. Adesso vediamo cosa succederà. Il mio Scott l'ho preso apposta per avere un, diciamo, un supporto antiaereo. Intanto vedo tra le immagini di cui facevo qualcosa di Paris Saint Germain, eh? Non so se Paris Saint Germain o qualcosa. Tutto qua provo a reinserirmi un po' a destra. Questo sono i Thompson, davvero bellissimo comunque personalizzazione della vita. Ancora non aveva fatto danni, provo a mirare lì sui sacchi di sabbia, ma purtroppo c'è la chiesa in mezzo, il raggio dello Scott non è così elevato, avrei dovuto avvicinarlo un po' di visione. Sulla destra addirittura il mio alleato si è spinto proprio in profondità, all'estremo, proprio sul punto più vicino ai nostri nemici, diciamo, quello che io avevo prefissato di difendere, che alla fine non c'è stato bisogno praticamente mai di difenderlo. Arriva un Puma, qua al centro stiamo riprendendo la squadra. E sulla sì, quello l'avversario che avevamo a destra, diciamo che non ha praticamente mai pushato. O si sono concentrati prevalentemente al centro, diciamo che alla fine era così. Addirittura vedete, se vedete sulla minimappa, è il mio compagno che sta pushando a destra. Oh, lì c'è un buco e andrò penso a coprirlo. Vado a coprirlo con una squadra. Arrivo, te l'ho detto, ho scritto arrivo, lì mi ero dimenticato le unità. Io continuavo a bombardarli, ma non mi rendevo conto che beccava la chiesa il mio Scott, era quello il problema. Allora decido comunque, visto che qua l'infanteria non era più necessaria, la mando al centro a fare sostanza.
Vedete, continuavo a insistere per provare a buttarlo giù, ma purtroppo non mi rendevo proprio conto del dislivello fra del dislivello della chiesa in mezzo. Cioè, poi dopo me ne accorgo che va un colpo e becca la chiesa e da lì lo sposto. Ma non me ne ero proprio accorto di questo piccolo sopra, di questa piccola montagnola sopraelevata che c'era sulla in centro in pratica. Qua non ho ancora chiamato. Vedete, forse qua me ne accorgo che i colpi stanno andando esattamente dove non volevo. E forse anche qua avrei dovuto optare per un mortaio che aveva, avendo un colpo più alto, beccava dietro la chiesa, forse avrei dovuto. Avrei dovuto optare per una cosa magari come un mortaio. Sembrava di essere abbastanza coperto con lo scotto, non ci ho pensato. Tanto qui continua a fare arrivare un bel flusso di fanteria per coprire. Tanto dietro la chiesa siamo tutti belli coperti e protetti dalla protezione naturale che dava la chiesa. Cos'è quel botto? Non so cosa fosse, ma lo scotto ha distrutto due persone e un veicolo. Penso che abbia distrutto finalmente quel cannone che c'era là dietro. Devo imparare un po' a utilizzare i light veicoli leggeri per fare dello scouting, in modo da vedere un po', ampliarmi la visuale. Anche un ufficiale non sarebbe stato male in questo caso. Intanto un bel colpo, fuori un bel po' di squadra. Ah, lì c'è un... non ho visto cosa fosse. Chiamo un 76 mm, che farà una bruttissima fine. Peggior carro usato in tutto... Armored Vehicle era un... Io li stavo bombardando con lo Scott, che però non stava avendo molta fortuna. E comunque userò davvero male quel 76 mm, doveva essere più usato, ma proprio perché non mi sono accorto di questo livello al 100. Sono un idiota in questo caso. Continuo qua a bombardare quelle posizioni difensive, però mi accorgo che, per quanto vedete, ho beccato la chiesa in pieno. Allora qua mi accorgo col colpo diretto che non è possibile andare a mirare lì. Attenzione, qui una scout car. Decido di spostare lo Scott. Ci stava bombardando. Sinceramente non capivo da dove lo stesse bombardando. Qui esplode quella specie di barcarola che c'era a protezione. Adesso penso che andremo a capire come è stato a distruggerlo. Chiaramente non capisco proprio cosa stia bombardando e chi stia bombardando cosa. Adesso da questa posizione dovrei avere più visuale comunque. Infatti adesso da qui ho molto più raggio, molta più visione, avrei dovuto metterlo subito. Tanto il mio cannone anticarro è assolutamente inutile.
Attualmente abbiamo ancora una abbastanza posizione difensiva di tu all'interno delle buche. Qui c'è uno Sherman. Bombardo lì. Posizioni difensive, carro, non so dove. Attenzione, qua provano a passarci di fianco. Siamo ben protetti in questo caso. Decido di andare a mettere qualche minimo in più da questa parte, visto che comunque stavano provando a pressarci di lì. Là c'era un Panzer 3. Panzer 3 che... il colpo dello Scott va vicino. Mi ritiro un po' più indietro lo Scott. Non li vedete, non mi rendevo conto che non avevo visuale perché c'era la corrente. Ho continuato a persistere pensando di potessi colpire, maledizione di slivelli, lo chiamiamo così questo episodio. Infatti provo a riposizionarlo sperando in una cosa di più favorevole. Laggiù forse avevo visto dalla nebbia di guerra laggiù in fondo un colpo. Radio operatore ha chiamato una botta d'artiglieria lì dentro e ha fatto il suo porco dovere. Intanto come vedete c'è sempre almeno un fronte che prosegue, c'era un bel buco diciamo che però era protetto da più in alto addirittura, c'era solo semplicemente qui. Intanto è andato giù il Panzer 3 e... e sulla destra sì, c'è quella partita, è una linea, se vedete sulla minimappa adesso c'è le unità davanti, avrei dovuto spostare la mappa ma all'epoca non sapevo manco come si facesse. Comunque se voi guardate sulla minimappa c'è una riga proprio perpendicolare che taglia, in pratica fa taglia proprio la mappa a metà, a parte l'estremo punto a destra e quello un po' più in alto, che lì c'è in pratica una curvetta un po'. Diciamo ci avrebbero potuto imbucare un po' per di lì, ma comunque eravamo pronti anche. A difenderci da quel lato, visto che comunque lì stava pressando, quindi non credo che non avesse nessuna contromisura. Però continuo a vedere dei flash sull'estrema destra, più indietro la chiesa, non so cosa sia. Qua pensavo fosse arrivato il momento di chiamare un bel tank Jumbo, magari no. Forse un Easy 8. Boh, chi lo sa, chiamerò l'Easy 8, non lo so, non me lo ricordo sinceramente. 105 mm Sun. Molto bene l'artiglieria. Cioè lì potevo chiamarla anch'io, ma non sembrava il caso. Forse avrei potuto chiamare un bel M2 Heavy Mortar, quello sarebbe stato utile, anche un M21, quel camioncino con il mortar, non sarebbe stato male. Adesso lì con lo Scott continuerà a bombardare. E lì come avete visto il cannone anticarro l'ho messo in una posizione di merda e mi è andato a perdere in pratica la sua efficacia. Ho perso un cannone anticarro così perché l'ho spostato lì, non pensavo ci fosse una mitragliatrice, era troppo avanti. Non riuscivo a colpire nulla con quel cannone antitank. Se vedete sono asserragliato dal fuoco nemico e non riesco a riprenderlo. Il cannone anticarro si è rivelato di un'inutilità pazzesca. Avrei potuto anche non chiamarlo, forse sarebbe stato meglio. Intanto chiamo uno share M4A, share A1, share da 76. Ovviamente chiamerò quello alla fine. Oh, mi ricordavo ci fosse qualcosa. Ok,
Allora, alla fine, boh, mi decido, probabilmente esatto. E va vado con questo Sherman, vada per questo Sherman. Il mio obiettivo era provare a riprendermi quel cannone, ma l'obiettivo da qui alla fine mi sembra comunque stavamo abbastanza dominando. Qua non mi rendo manco conto che ho finito i colpi. Però sono riuscito a far fuori quell'MG42, credo. Quindi non mi rendo conto che non avevo più pezzi d'artiglieria. Al centro c'è un attimo di respiro perché sull'estrema destra il mio compagno di squadra sta attaccando. Qua volevo spostare la mappa, ma non mi ricordavo come si faceva, adesso me lo ricordo. Quando si va in quel menu basta trasportarla. Diciamo che anche questo Sherman non farà una bella fine. Lo anticipo già, non farà proprio una bella fine, anzi lo userò di nuovo male. Sinceramente in questa fase qua non sapevo ben cosa dovessi fare. Volevo cercare di assicurarmi ancora al centro, metterlo proprio in stabilità. Stavo sparando a qualcosa, quindi non capisco cosa, ma stavo sparando. Tanto qui avevo lo Sherman che non si muoveva, no, si muoveva. Intanto qua ecco il push, proprio push in centro. Devo chiamare Alta Fanteria. Lì arriva un SDK-Z7, un canone anticarro, un veicolo con cannone anticarro sopra. Are you ready to deploy? American Rifle Squad ready. Alta Fanteria da andare a supporto lì. Tanto lì c'è un altro che va e colla. Boom! Explode! Non sono stato io, ma qualcuno l'ha fatto esplodere in un grande focolare. Boom! Sono le esplosioni. Queste dannate, adesso che mi rendo conto che lo riguardo anche io, questa dannata tensione qui. Non lo riguardo anche io, davvero, questa cosa delle collinette che non mi ero accorto, mi ha davvero, se me ne accorgo adesso mi sembra solo idiota. Qui mi avevo perso il controllo del mio carro, selezione che avevo sbagliato. Qua in queste situazioni devo imparare a gestirli manualmente. Adesso lo sto comandando a mano. E va molto meglio. Vedete, qua provo a sparare lì, però vedo che c'è la collinetta, non riesco. Vado lì per tirare una botta va a segno. Intanto qua ci si prepara un altro nostro push invece al centro. Flacco 88 comunque, 88. Volevo il priest, mi sarebbe piaciuto un casino riuscire a fare il priest in questa partita, che di solito lo faccio sempre, è davvero micidiale il priest.
Non capivo cosa stesse sparando perché ho ancora una visione miope della mappa, purtroppo. Su questo mi devo scusare con i miei compagni. Sì, ancora un po' mio. Qui arriva Arti, qua non si può. La segnalo, no? Ricordavo sinceramente il tasto lì per segnalarla. Penso sia N per segnalare le cose. Però stiamo comunque riuscendo a riconquistare il punto con tipo due. No, c'è un'intera squadra vicino alla chiesa, non l'ho vista. Adesso appena finisce l'artiglieria sul centro ci rifionderò anche io all'interno. Io vedevo dei colpi partire da destra, a sinistra, non capivo cosa fossero. Lì c'è un cannoncino. Boom, explode. Distrutto. L'unica cosa utile che ha fatto penso questo Sherm. Alla fine vado anch'io per un cannonau da 105 mm. Alla fine l'artiglieria in questo gioco è fantastica, cioè bombarda tipo davvero cambiare la partita, un colpo d'artiglieria messo bene. Questo è davvero micidiale. Mi sa che avevo ancora una mitragliatrice dall'inizio della partita. Un colpo di TNT, muoiono un po' dei nostri, sono due dei loro. Un sacrificio giusto. Intanto ci riprendiamo anche il punto al centro, continua ad arrivare fanteria a supporto. Forse adesso era il momento giusto per riprendersi. Lì c'è un Ostwind. Forse questo è il momento giusto per riprendermi il cannone anticarro. Di là ci deve essere qualcosa che rompeva le palle ed era lì. Va prendendo lo Sherman. E non so dove stia andando sinceramente. Io volevo piazzare la mia artiglieria. Volevo provare a beccare quel coso di sabbia, ma mi era davvero difficile. Non avevo tiro per colpa di questo dannato dislivello. E quindi niente, sparo un colpo, mi sa di morca. No, qua addirittura mi beccano i due cingoli perché c'era un Etzer e qualcos'altro. Forse ho penetrato qualcosa, mi sa da casa. E il mio Sherman fa una bruttissima fine, poveretto. E lì un Etzer mi ha fottuto, mi ha colto proprio alla sprovvista. Stavo posizionandomi. Allora qua in questo caso provo a bombardarlo con l'artiglieria. Qui avrei dovuto assolutamente spostare la mappa da un'altra parte perché era davvero scomodo la visione della minimappa, anche rimpicciolirla e metterla semplicemente più in alto. Qua provo a riprendermi questo dannato cannone, ma si erano avvicinati troppo lì sul lato. Perché non lo riprenderò forse mai, non lo riprenderò. Provo a riparare lo Sherman. Praticamente è stato quel Marder che mi ha... Marder, insomma. È stato quello a distruggermi i cingoli dello Sherman. Qua chiamo una Ibon.
Ah, è bom. Forse no, l'ho chiamato nessuno dei due, lì il cannone sempre lì mezzo distrutto. Bombardando con l'artiglieria quella zona dove c'era l'Hetzer. Lo Scott, che mi sono completamente dimenticato di rifullarlo con un camion di munizioni. Lì laggiù non so cosa stesse succedendo, ma mi sa che c'era un Ostrid selvatico che stava arrivando. Qua mi ricordo che avevo anche uno Scott, così, tanto per. Difensivo su questa zona qua un po' a sinistra, perché qua attenzione, qua è tanto Ostrid selvatico che appare. Qua non c'è, per fortuna c'è l'Ibon con doppia granata anticarro. Mi sa che è andato giù anche un cingolo. Qua dovrebbe. È stata assolutamente inutile, ne tiro un'altra lì per assicurarmi che non ci fosse nessuno di vicino. E beh, qualcosina dai, l'ho fatto, qualcosina, nonostante sia una partita abbastanza easy peasy, cioè non è mai stata più di tanto a rischio. Ho fatto due grossi errori, il cannone anticarro lasciato così a se stesso. Lo Scott che non mi sono ricordato di rifullare e il dislivello che mi ha fatto perdere praticamente lo scema, perché non accorgermi del dislivello della mappa è stato un errore abbastanza grave. Qua proverò a far andare a far fuori un altro Panzerchu, credo. Panzer. Li provo in tutti i modi ad andare a riprendermi quel coso, ma c'era fanteria ovunque lì. Riesco, no, perché laggiù c'è tutta la fanteria che ricopre per la funzione. Mi viene difficile portarlo in salvo con tutta quella fanteria. Prova a bombardare. Tanto lì il panzerino fa una strage. Diciamo che al centro ci stavano un po' accerchiando. E qui il primo rage. Sai che questo è un rage bello e buono. Qui provo a ingrandire la mappa, provo a fare qualcosa nel tentativo di risolvere, ma servirà ben poco perché non. Poi nella presa d'olio un paio di dopo riuscivo a capire. Sì, diciamo che hanno pushato più penso verso sinistra e hanno provato dei push al centro. Sono stati ben respinti. La partita a me è proprio poco da dire, in effetti 154 a 70. Quindi rimane a favore, qua tiro una granata. Granata! Grenade! Esplode. Molto male uno. Mi sa che dopo muore quello. Sì, il 57 mm lì ha davvero salvato la vita, perché il mio 76 è stato assolutamente inutile. Attenzione, stanno pushando anche a estrema destra. Qui mi accorgo che il mio coso era senza munizioni. Dopo 200 ore di gioco, mi sa che avrei dovuto chiamare il light. Forse ho chiamato quello giusto. Penso di sì.
Sì, non lo so. Light si chiama, quindi sono su quello. Probabilmente avevo sbagliato. Sull'estrema destra la situazione si è ripresa e sta riparando l'Ostwind. Ci sarà anche un Ostwind per la fine del Sherman rubato da noi e Ostwind rubato da, cioè Sherman rubato da loro e Ostwind rubato da noi. Good. Tanto qui è pieno di fosse da bombardamento. Prova ad andare a refullare lo Scott, ma alla fine la partita era vinta, non me ne manco, semplicemente quando gioco non me ne accorgo. Comunque un bel GG, 165 punti a 75, adesso ne faranno altri. Una bella partita, fatemi sapere cosa ne pensate, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!